Per noi fidatevi che è molto raro, quella è neve. C'è la neve! E c'è il mio cane che si vuole sparare. Quanto è stronzo. C'è la neve, c'è Valentina. C'è anche Valentina, c'è anche Giulio. E c'è anche Veronica. Ciao! E c'è la neve! Oddio Vale, dove sei? Sono qui. Per voi sarà scontato, magari quelle che sono abituate, ma noi non siamo abituate alla neve. Ricomincia a nevicare. Wow! Vale, che ne pensi a proposito? Penso che sia una figata assurda. È una giornata bella! Poi la scuola è chiusa, capito? A me non importa molto. Sì, è vero. Cazzo, fa freddo, è vero. Ah, aspetta, mi sa che Francesco è già sveglio. Guarda! Ti cade un orecchio. Ti cade l'orecchio, vale. Sì, sei gelato. Ciao, siamo venuti qua? Vale. È uscito un po' il sole, ho messo i sci e c'è Francesco. Sì, sci, dopo sci. Amore, saluta. Bene, raga. Vale? Che bello. E questi si baciano, rompete il cazzo. Ho incontrato il tuo sorriso dolce con questa neve bianca, adesso mi sconvolge. La neve cade pure il mondo, anche se non è freddo. Adesso quello che sento è c'è quella troia lì. No, comunque guardate che bello. Raga, è bellissimo. E perché siamo così felici? Voi dell'Alta Italia che nevica frequentemente non capirete forse, ma qui non nevica mai. Mai. Vale, perché siamo così felici? Spiega, non nevica mai qui. No! E quindi siamo felicissime. Sì. Abbiamo fatto 1000 foto, però nessuna di quelle è venuta bene. Amo, non c'abbiamo una foto io e te da sole. Va bene, allora niente. Yeah! E lì c'è Francesco, Valentina, Giulio, noi. Prima c'erano Elisa e Anna Giulia. E va bene, la giornata è ancora lunga. Yeah! Tornata a casa, gelata ma tornata a casa. Vi tolgo le scarpe, eh? Di neve. Eccoci qua. Vedi, mando tutte le foto che c'avevo le mani gelate. Saluta il video. Ciao. Ah, sei felice di questa neve? Tantissimo. Te l'aspettavi? No. Nemmeno io. Eccoci qua. Allora, ho mangiato. Mi sono fatta, sì, mi sono fatta un bagno caldo. Infatti i capelli, vabbè, li ho tenuti su perché non li volevo lavare, dato che comunque li ho lavati ieri. Non mi andava. E niente, adesso c'è il TG, ma non lo sto guardando molto. Sono troppo felice che ha nevicato. Sono proprio felicissima. Sono tornata, sono un casino stanca. Solo che adesso devo riuscire a riscendere, perché devo prendere appunto questo tè con questa mia amica. Infatti adesso mi devo alzare, ma non ce la faccio. Mamma mia, è bellissima la neve e tutto quanto, ma per vederla ho dormito pochissimo. Ho dei capelli indecenti, non hanno più una forma, niente, vabbè. Comunque è uscito il sole, la situazione neve sta diminuendo perché si sta sciogliendo, è normale. Vi faccio vedere un po' come sta messa adesso. Si sta sciogliendo tutto. Eccomi qua, mi sono cambiata giacchetto. Ora però con questo giacchetto sento un po' più freddo, solo che è più bello. Cioè mi piace proprio di più esteticamente, con l'altro sembrava una botte. Sì raga, io ho i miei giacchetti e sono tutte pellicce, perché io adoro le pellicce. Quindi magari non sono proprio da neve e sono un po' inadatta alla neve. Quindi questi sono tutti di mia madre e ovviamente non è il mio stile e ovviamente non ci sto bene perché non avendoli comprati io. Ora mentre aspetto la mia amica facciamo un po' un giro sulla neve. Qui c'è ancora del ghiaccio. Sta scegliendo perché è uscito il sole. Prima qua non c'era uno spazietto vuoto, era tutto totalmente bianco. Bellissimo. È bellissimo, quello che sto gelando. Cioè ad essere bella è bella senza un freddo in più. Ma sto morendo di freddo.
le macchine ghiacciate. Guardate. Il ghiaccio. Devo vedere se il bar è aperto, perché io volevo prendere una cosina al bar con questa mia amica. Davo per scontato che il bar era aperto. Non lo so. E niente, il bar è chiuso. Immaginavo, è stato aperto tutta stamattina. Peccato, perché avevo voglia di un tè caldo. Che freddo. Adesso devo andare dalla mia amica. Saprà che il bar è chiuso, non sappiamo che cazzo fare. Che noi dobbiamo prenderci qualcosa al bar. Prima qui era tutto pieno di neve. Pure, vero? No. Allora, io te prendo lo stesso. Allora, tigrotti belli. Qui ci stanno Giulio e Vale, che ci hanno raggiunto. Qui c'è Alessandra, ho preso un caffè con lei. E adesso, dato che facciamo schifo, andiamo a prenderci un tè alla vaniglia, perché non siamo capaci a non mangiare. E alle 5 ci raggiungono Pierre e Gaia, i miei amici, e direttamente anche Francesco. C'è ancora un po' di neve, ma è veramente poca. L'ho beccata, l'ho beccata. Eccoci, si sono aggiunte anche altre ragazze. Tanta. E anche Giorgia, dov'è Giorgia? Ciao Giorgia, tu sei abituata, sai quel canale? Ma... Stiamo andando a questo bar, perché è l'unico aperto, vero Giorgia? A prendere una bella cioccolata calda. Io prendo il tè. Oh. Oh. Anche una Gaia selvatica. Gaia, che dici, ti piace la neve? No. Che non c'è? Dove stiamo andando, Ga? Al parco. Da quant'è che ci puoi andare? Tanto. Tantissimo? Dice Alessandra. Di merda, che cazzo di naso. No, dai, mi sembra una rena. Comunque c'è il tramonto. Che carino questo cane, tipo. Oh, un doge. Che cosa? Un doge. Che cos'è un doge? È un cane, è un doge. Complimenti, bel cane. No, no, ecco. Prego. Ti saranno a loro? No. Come la mettiamo? Quello è il parchetto. Vero? Vero? Ma perché ti vedo così strano? Perché è rotto. Qua. Cioè io penso che se fossi stata una me e tu avessi rotto l'iPhone 8. Ma non l'ho rotto, l'ho un po' modificato. Avrei spaccato il naso. Un po' modificato. Grazie. Cioè... Quindi che bello avere mia madre. Neve, ancora neve. Sei contenta adesso? Non si può più fare, eh? Allora ragazzi, gela, io mi sono cambiata, mi sono messa questa felpona enorme. Questa serata sarà una serata un po', come si può dire, casalinga, perché andrò a casa di una mia amica, Gaia, che ha una bella casa grande, e staremo là, ci vedremo un film. Ho delle occhiaie assurde. Dopo il mio compleanno, il secondo giorno più bello di questo 2018 per adesso. È presto a dirlo perché siamo solo a fine febbraio, ma è stata veramente una bella giornata, non solo per la neve. Sì, la neve ha contribuito a renderla molto bella, però non solo per la neve, sinceramente, ma anche perché ho visto tantissimi amici, oggi siamo stati tanti, ne ho visti tanti, e abbiamo passato proprio una bella giornata, non siamo mai stati fermi, abbiamo fatto mille cose. E devo dire che è andato tutto strabene, mi sono troppo divertita, e anche se sono stata nel mio quartiere, quindi non sono potuta andare al centro, altri posti in cui la neve di Roma era bellissima da vedere, non mi pento di niente, perché è stata proprio una bellissima serata, che non è ancora giornata, che non è ancora finita, perché andremo da Gaia. Mi sono truccata, ho cercato di rendermi decente, ora devo cambiare i pantaloni perché questi mi stanno un po' a bragaloni, come si dice a Roma. Però non trovo i leggings, volevo mettere i leggings, così stavo comoda, ma non trovo niente. Questi, anzi sì, metto questi. Sono dei leggings color jeans, ma sono dei leggings in realtà. Per forza. Bene, raga. Sono super indecisa. Poi che posso mettermi? Non lo so. Ah, questi sono i costumi per danza per il saggio di quest'anno. Piccola anteprima. E poi mi metterò il cappello. Che ho dei capelli indecenti. Io mi faccio il cipollotto. Cappello o cipollotto? Raga, io non lo so. Ma se mi metto i jeans? Sì, mi metto i jeans.
L'indecisione, Elena è l'indecisione. Metto questi jeans a vita alta, che sono belli, questa felpa e mi leggo i capelli, perché mi sono rotta le palle di averceli sciolti, tanto sono orribili. Mi sento anche un pochino influenzata, ma è stata una bella giornata, quindi non mi frega niente. Mi vesto. Questo è il mio outfit per andare da Gaia, pantaloni a vita alta, stivali enormi e felpona. Mo mi lega i capelli. Buongiorno ragazzi, nuovissimo vlog da un'Elena, sfattissima, con dei capelli indecenti. Fanno veramente schifo, me ne rendo conto. Sto uscendo, sto andando da Valentina, ancora nevica, ma sono un pochino più leggera di ieri perché è stato soleggiato, quindi fa meno freddo. I capelli sono tanto sfatti, me ne rendo conto, tanto sti cazzi, perché vado da Valentina, quindi chi me deve vedere, a parte Vale, che è abituata a vedermi sfatta. Pensavo fosse sparita, invece c'è ancora neve. Ecco, vedete, anche lì è ancora tutto pieno. Non si è scongelata nemmeno un po'. Vabbè. Andiamo da Vale, va, che mi aspetta. Abbiamo deciso che pranzeremo al McDonald's oggi. Ottima, ottima cosa. Sono truccata molto alla veloce, anche se la faccio abbastanza riposata. Mi dispiace solo per questi cazzo di capelli che non mi andava di fare. Ma da Vale mi farò una bella acconciatura, almeno ci provo. Qui, come vedete, c'è ancora neve scongelata, ma ce n'è. Qui sotto casa nostra c'è ancora neve. C'è ancora neve. Perché non ti giri? Sono contenta, pensavo fosse conclusa, invece no. Mi sono fatta questa pettinatura un pochino più ammaestrata dell'altra, ma mi andava di legare i capelli, quindi abbiate pazienza. E adesso rubo i trucchi a Valentina, come al mio solito. Mio Dio, c'è Vale mezza nuda. E sto facendo il vlog. Sì. Eccoci qua, trucchi di Vale. Ups, ti sei vista? Vabbè, fa niente. Accendiamo qua. Ora mi trucco e abbiamo deciso che pranzeremo al McDonald's. Ho notato che la neve non si è sciolta come pensavo, ma ce n'è ancora abbastanza. Però stasera ha riaperto danza, quindi andrà a danza lo stesso. E si gela, questo sì. Comunque io ho fatto questo vlog di 2 giorni, perché quello di ieri mi è piaciuto, ma non l'ho concluso, quindi ho detto continuiamolo anche oggi. Qui c'è ancora un po', stiamo andando a mangiare il Mac. Dai, fammi. Sta già registrando. Eccoci, abbiamo mangiato, ora stiamo tornando a casa. Abbiamo preso l'autobus. 2 autobus. Ora stiamo tornando a casa. Yeah. Com'è stato il cibo? Buono. Abbiamo preso pure le patatine in più. Che avevamo fame. Allora, no. Torniamo a casa, dato che c'è bel sole ma si gela. GKL. Non è che è il pacco tuo? No, vabbè. Io ho provato Amazon. C'è un bel sole ma si gela. Quindi vediamo un film e poi mi vedo con Davide alle 6:30. E Vale col suo ragazzo. Non lo so. Ciao! Ciao! I Divine Intention hanno perso proprio di brutto, ragazzi. È stato un massacro. Come facciamo senza lui? E ragazzi, andiamo. Restiamo concentrati. Vinceremo anche senza lui. Rimanete con me. Io e Vale stiamo in giro, abbiamo fatto un po' di fotine. C'è ancora un po' di neve. Ci siamo fatti il servizio fotografico, vero Vale? Già. Come sono venute? Bene, bene. Dai. Harry Potter. Sono tornata ora a casa, non vi ho ripreso parecchio, ma dopo essere stata con Vale mi sono vista anche con Davide. Con Davide e Valentina a casa, abbiamo giocato un po' Obbligo Verità, abbiamo cazzeggiato. Poi sono andata a danza ed eccomi qua, passo la serata a vedere Harry Potter. Questo è stato il vlog, è durato 2 giorni, ma era un vlog che ci tenevo a fare. Dovevi, insomma, facevo vedere la neve, tutto quanto. E niente, detto ciò, io adesso vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Qua da Elena è tutto, un bacio grande. E sono contenta di avervi immortalato la gioia di noi romani, che a Roma non nevica mai, ma mai, dal 2012, nell'avere questa nuova bella novità. Quindi nulla, qua da Elena è tutto, un bacio grande.